qua da Milano, Gabriela Fantato, che ringraziamo, poi ci presenteremo meglio dopo, poi Filippo Ravizza alla mia sinistra e Mauro Ferrari, che non è da Milano ma viene da Novi Ligure. Ecco. Ciascuno di loro ha una sua storia, una sua vicenda che poi vi racconteremo ma strada facendo. Ovviamente il nostro incontro ha l'intenzione di proporvi da una parte quelli che sono i libri che questi amici hanno recentemente pubblicato, che stanno facendo conoscere, diffondendo, promuovendo, eccetera, e che ricevono naturalmente, che hanno ricevuto delle critiche importanti, interessanti, e dall'altra parte quella di utilizzare questo spazio per ragionare su un tema che ci sembra importante, attuale, no? Come avete visto, il titolo di questo incontro è Il senso della poesia per la storia, ovvero come la poesia, in quanto una forma d'arte, letteratura naturalmente, tiene conto e si rapporta al tempo, alla storia, al presente, alla contemporaneità, a quella che è in qualche modo la nostra realtà. Delle arti visive e visuali alla poesia, perché tanto peggio che contemporaneo è indispensabile, la vicinanza e la dominanza fra le arti visive. Una volta eravamo questo, un elenco numerico, un codice binario, numeri, sempre numeri, ma uno di fianco all'altro riusciamo a testimoniare un collettivo dei messaggi, quelli sì universali, prima che diventassero questo, quello che siamo oggi. Un sistema globale, globalizzante, spesso schiacciante, siamo soli, spesso senza un poco significato. Va bene anche così. Grazie, vi chiedo scusa. Il senso è questo. Nell'arte contemporanea nessuno è di grande editore, nessun grande collezionista, tanto peggio il sistema, può comprendere da quale forma artistica o da quale piccolissimo infinitesimale possa arrivare il senso. Per piccolo che sia, come un ago, anche nel grande, chiunque può cambiare il sistema, così. Così, cambia l'America, cambia la musica. Grazie. Grazie, Maurizio. Senza la poesia è difficile, come tante altre cose, anche la... Fabrizio Santona ci ricordava che l'arte come performance, ma non solo, ma anche l'arte in generale, ha questa funzione, in qualche modo permetterci di capire verso dove si può andare per cambiare qualche cosa, se questo è possibile. Ora, il tema del cambiamento è il tema del tempo, no? In qualche modo. Parlare di poesia che, come dire, annusa il senso del tempo vuol dire ragionare sulla relazione che c'è tra il poetare, lo scrivere poesia, eccetera, e il tempo. Il tempo è uno dei temi fondamentali, no? della poesia da sempre, e però non solo, e ci sono tante visioni del tempo, tante concezioni del tempo, può essere il tempo circolare, il tempo, l'attimo eterno, l'eterno ritorno di Nietzsche, può essere il tema appunto del tempo circolare, penso a Giovan Battista Vico, la dialettica hegeliana marxiana, il tempo irruzione, il tempo attimo di Walter Benjamin. Ciascuno di noi probabilmente nella sua testa, nella sua formazione, ha una visione del tempo, no? Il tempo esistenziale, il tempo interiore di Sant'Agostino, non lo so, ciascuno può avere, ti mette in comunicazione con qualcosa d'altro, appunto con la storia. E la concezione che possiamo avere della storia, anch'essa può essere collegata alla concezione del tempo, una concezione molto diversa. E i poeti non sono fuori dalla possibilità o comunque dal mondo, no? Di conseguenza sono dentro anche loro una possibile concezione del tempo, e però il poeta ha una visione talvolta per lo più diversa, sghemba in qualche modo, non si colloca forzatamente all'interno di quello che è il flusso, chiamiamolo così, dominante. Probabilmente altre volte sì, ci sono stati nella storia tanti poeti che invece si sono in qualche modo adattati alla storia,
alla situazione, al contesto, una visione del tempo, e di conseguenza hanno espresso un certo modo di pensare il tempo e il rapporto della poesia col tempo e con la storia. Io chiedo per prima cosa, visto che è qui alla mia destra Gabriella, di dirci qual è la sua visione, di dircela attraverso la sua visione della poesia e, se vuole, attraverso ovviamente i suoi versi, che sono la cosa più importante che ci interessa questa sera. Il libro che lei ci porta stasera si chiama La Seconda Voce, è edito da Trans Europa, giusto, nel 2018. Buonasera a tutti e grazie a Stefano di avermi invitato qui in un luogo bellissimo. È un tema che mi è caro, come diceva Stefano, a tanti poeti, ma diciamo che in questo libro è veramente centrale. Come scrive Laura Liberale nella prefazione, c'è una illusione, forse foscolianamente un'illusione, nel senso un ideale, un valore, un sogno, che la poesia possa fronteggiare quello che il tempo fa, ovvero cancellarci tutti. Il destino di ogni mortale è andare verso la fine, no? Verso la morte, quindi sparire assieme a tutte le altre cose, la caducità, la nostra fragilità. Però la poesia, almeno la mia poesia in questo libro, porta questa illusione che attraverso il racconto, anche la trasfigurazione di eventi, anche della realtà, diciamo, della cronaca, c'è tutta una sezione dove do parola a eventi anche della cronaca, eventi tragici della cronaca, resti, grazie alla poesia, la memoria, non si dimentichi, la memoria che ci permette di essere in fondo immortali nel ricordo, sebbene mortali nella concretezza dei fatti. Quindi la poesia come testimonianza, ma anche come memoria, che d'altra parte è ciò che lega il vivente ai propri cari, prima di tutto passati, perduti, ma perché non voler mantenere viva la memoria anche di persone scomparse o che hanno subito una violenza o che non sono nostri cari, ma insomma la poesia ha questo compito che io direi quasi civile, no? di non immettersi nel cronos, nel tempo che scorre e che fa dimenticare, ma di cercare di afferrare quel momento, quello che i greci chiamavano il kairos, l'attimo esatto in cui tu puoi dire qualcosa che poi possa restare appunto con la memoria. Quindi il tentativo è di far barriera o comunque di incidere facendo memoria di questo. Ci leggi una cosa che ha a che fare con quello che hai appena detto? Sì. Non è della sezione, scusami, forse devo prendere questo. Non è della sezione, ecco, per non incastrarci, non è della sezione Vite rubate, dove appunto parto da fatti di cronaca, anche di cronaca violenta, proprio per non dimenticare, ma è una poesia a cui tengo, perché poi io un'altra cosa a cui tengo molto è che la nostra vita è fatta dei nostri corpi, di ciò che noi siamo, degli abbracci dati, degli sguardi, dei volti, degli incontri. E quindi siamo materia, ma materia permeata anche di sogni e appunto di memoria. Allora vi leggo un testo brevissimo, che è questo, materica. Siamo carne, semplice materia, ossa, nervi, sottilissimi noi siamo, parti incastrate, bene o male al posto, eppure se ti vengono dei sogni, non li tieni, vanno, corrono forte, come i ragazzi al primo amore, vanno dove non t'aspetti, e lì ricomincia la questione. Bene. Ecco, però questa è ancora una idea, per così dire, di poesia che si rapporta al tempo partendo da se stessi, giusto? E rimanendo in qualche modo, non ci fraintendiamo, non è un recinto, però rimanendo in qualche modo nel circoscritto dello scorrere del tempo, è un paradosso, no? In qualche modo. È un sentire la storia dal di dentro, come è stato detto. Filippo Ravizza, poi ritorneremo su questo. Filippo Ravizza, che è qui alla mia sinistra, la vede un po' diversa, secondo me, da quello che io ho capito, leggendo il suo Coscienza del tempo. Mi sbaglio oppure no? Filippo Ravizza, poi si racconterà anche lui poi dopo un momento, ha scritto questo libro, appunto, edito dalla Vita Felice, La Coscienza del tempo. E prima si parlava, accennava a una visione dialettica del tempo, e lui mi sembra più dentro questa faccenda, o no? Ma dunque, il concetto comprende ambedue le dimensioni, perché io sono
da sempre particolarmente interessato al tempo esterno e al tempo interno, ad un tempo, cioè al tempo collettivo, comunitario, l'epoca che ci sommerge e dentro la quale stiamo, viviamo, e invece il tempo interiore, quello che scorre dentro di noi. Si potrebbe anche dire il tempo della storia, che è una porta ineludibile da cui non si può non passare, perché siamo da sempre, fin dall'inizio, dentro, al di là di questa porta, dentro la storia, con tutte le nostre manifestazioni ontiche e ontologiche, e il tempo invece che scandisce le misure della storia dentro di noi e le misure delle nostre individuali storie che si succedono dialcolicamente all'interno della nostra storia personale e della storia collettiva, comunitaria, epocale. Di tutti. Infatti qui nella coscienza del tempo io ho avuto il desiderio di mettere in luce nei limiti del possibile lo scorrere parallelo di queste due dimensioni del tempo. Lo scorrere parallelo e interconnesso ad un tempo. Sottolineando poi come comunque l'epoca che stiamo vivendo, l'epoca che è succeduta immediatamente alla fine di tutte le grandi narrazioni novecentesche, sia anche un'epoca che tende ad azzerare, ad annientare in qualche modo l'apertura verso la speranza, l'apertura verso il desiderio della costruzione del cambiamento, tanto individuale quanto comunitario, collettivo, epocale. Questo perché, oltretutto, io penso che il poeta abbia una grandissima responsabilità nei confronti della storia, quasi inesimibile. Cioè, Shelley, nel Manifesto in difesa della poesia, dice che il poeta ha il potere di sviluppare una diversa concezione della realtà attraverso un'estensione delle potenzialità del linguaggio. Se questo è consustanziale alla poesia, alla natura della poesia, questa capacità, questa possibilità, allora il poeta racconta un altro aspetto della realtà, un aspetto diverso della realtà, però delle cose reali che sono all'interno della storia, che sono all'interno della memoria collettiva. Ci leggi una cosa? Sì. Anche tu? Vi leggo per introdurre, sì, così, sì, capiamo. Sì. Dunque, allora. Voce qui, sì, perché no, non ti preoccupare. Allora, sotto la rara ombra sorgere lontano, prendere senza esitazione il maledetto tempo. Come prima, sotto la rada ombra discontinua dei platani, trovare pace, la pace che cresce nella verità del nostro deserto. Quale speranza rimane dopo questa lunga e breve erta arrampicata sotto un sole feroce che annienta ogni cosa, deride il desiderio stesso di vedere, sentire l'essere? Nessuna pienezza. Ti è stato detto con imperturbabile calma, nessuna realtà, anche tu come tutti dentro a questo provvisorio vuoto.
Non pretendere il miracolo di esistere dalla poesia, non pretenderlo. Adagiati, abbi pace, vivi questo momento che ti dona la sparuta serenità dei versi, possa accompagnarti ancora. Nulla di più alto, forse, ci è dato. Grazie. Bene, grazie. Non è che voglio usare così almeno più vicino a Mauro. Quindi da questo punto di vista, da una parte c'è questo tema, questo argomento della disillusione, in qualche modo, no? Quindi la storia come teatro delle nostre illusioni, disillusioni, e dall'altra parte però, non so se avete colto in questi versi, anche una dimensione filosofica che abbiamo sentito un po' diversa da quella di Gabriele, ma nello stesso tempo una sorta di, una ricerca nella poesia di una sorta di rifugio, di alternativa, via di salvezza, di via di fuga. La via di costruzione di nuove speranze. La via di costruzione di nuove speranze, che non vuol dire per forza un ritrarsi o un ritirarsi, perché la poesia di Filippo non è una poesia, è una poesia che è ovviamente disincantata, anche il tema della coscienza del tempo non è trionfalistico, però allo stesso tempo non è mai rinunciatario, no? Mauro Ferrari doveva già venire a Torino un po' di tempo fa, avevamo in mente una presentazione dell'altro libro, Vedere al buio, molto, molto più, come dire, pesante, cospicuo, no? Cioè un volumento più grosso. E invece oggi siamo qua anche con La Spira, che è l'ultimo sua produzione, un poemetto, quindi un libro sottile da questo punto di vista, ma che dentro queste pagine racchiude una lunga storia, perché sia il libro che quello che racconta il libro hanno una lunga storia, nel senso che la redazione del libro, poi lui ci dirà, che risale a molto tempo prima e finalmente ha deciso di completarlo. E di che cosa ci racconta La Spira in questa logica che stiamo introducendo, no? Che è quella della memoria, del tempo che passa, ma delle disillusioni, della storia, del rapporto con la realtà. Di che cosa cos'è La Spira? Dunque, riallacciandomi molto molto succintamente, noi siamo immersi nel tempo e tuttavia non sappiamo il tempo che cosa sia. Cioè, un fisico probabilmente se uscirebbe con l'affermazione il tempo non esiste. Credo di aver letto molti più libri di fisica che non di poesia in questi ultimi anni, giusto per chiarirmi le idee. Eppure siamo immersi nel tempo e riflettiamo continuamente sul tempo. Ognuno a modo proprio, no? Io ho cercato di andare sul concreto, investigando il mio tempo. 25 anni fa ho iniziato, anzi 25 anni fa ho letto un pezzo di questo poemetto che poi in qualche modo ho portato avanti e non riuscivo a chiuderlo. Non riuscivo a chiuderlo perché parlare di questi eventi voleva dire, di questi problemi, eventi, fatti, voleva dire usare per esempio un vocabolario a volte non poetico, voleva dire alternare squarci magari lirici, riflessivi, a momenti di invettiva, proprio nel senso di invettiva politica, insomma, o comunque di riflessione dura. È un po' la storia, il tema, sì, La Spira, il titolo viene dalla Spira di Trassiglia, la fabbrica di Novi, dove ha lavorato mio padre, che rappresentava nel 60, rappresentava il punto di arrivo e di partenza di un processo di magnifiche sorti e progressive. Poi lo Trassiglia, insomma, la storia della mia città in particolare è una bella storia di deindustrializzazione, fra le altre cose. È passata dal giornale, dai primi cotti, la Bavaria. Faccio anche parte di una generazione che ha coltivato ideali che poi si sono sciolti, sono andati in fumo e in nulla, come La Spira, che oltretutto sorge e si vede da dietro il cimitero. E ecco, è diventato quello che, insomma, correlativo oggettivo per intenderci, una metafora, addirittura un'allegoria di quello di cui parlo, i destini dell'Italia, i destini di una generazione, all'interno di un qualcosa che può essere chiamato storia, insomma, visto che ci sono tanti
tanti agganci al tempo in maniera molto concreta, al tempo e ai ricordi. Posso leggere un pezzettino. Tu è proprio il tema, quindi faccio fatica a estrapolare un pezzetto, però questo magari è indicato come diversi altri. È nelle cicatrici che è graffiato il tempo, nei segni che restano, gli oggetti dispersi nei cassetti e le scritte sui muri che non svaniscono. Ma quanto brucia a toccarlo e quanta vampa a ricordare cosa siamo stati, noi che pensavamo ancora possibile, l'irrealizzabile, e miraggi a portata di mano, un'utopia di bello, buono e giusto, mentre il mare si ritirava preparando l'onda dello tsunami. Ecco, l'onda dello tsunami che è un po' alla fine di tutto questo. Lo faccio ovviamente narcisisticamente leggendo una mia poesia tratta dalla Saggezza degli Umilianti, no, ma perché mi serve per introdurre la questione. Cadono in una voragine di fuoco e di ghiaccio i miti di questa nostra terra, angolo d'universo fortunato. Altrove infuria la burrasca, il gelo sulla faccia brucia come lava, ma restano piccoli pensieri, sorgente, pane, margini del sonno, dolente canto senza smania di vendetta, perché siamo figli di un destino comune, sapienza senza tempo in vortici di luce. Come pastori erranti alziamo lo sguardo verso le stelle, manto di leopardo, notturno continente che tutti ci racchiude. Detto questo, visto che oggi è anche il giorno di leopardi, ci sono anche delle cripto, non tanto cripto, citazioni e riferimenti a leopardi. Ecco, perché ho letto questo? Perché siamo tutti figli di un destino comune. Quindi c'è il tema, secondo me, lo accennava prima Gabriella, della poesia civile. Cioè, che cos'è la poesia civile? Esiste? Ha un senso? Noi sappiamo che c'è una lunghissima tradizione della cosiddetta poesia civile, persino Orazio scriveva, no? Ovviamente ho citato Leopardi, la Ginestra, ma potremmo andare a... ci vengono in mente, cosa ci viene in mente? Pasolini, no? Fortini naturalmente, ma anche altri poeti, non so... Rabboni, Sereni. Assolutamente, Rabboni, Sereni che stanno in Italia, ma anche per esempio in ambito polacco, la Siborska per esempio ha scritto delle poesie civili, lo stesso Zagajewski, la Lipska, Krinicki, che sono poeti... polacchi molto molto interessanti, così ogni paese ha i suoi, no? In Grecia, Patrick Chiosa, Adonis, Tushenko, ma poi andando indietro e ovunque. Quindi, però, se ci pensate bene, noi anche Ungaretti, no? Se ci pensate bene, le poesie di Ungaretti, le prime poesie di guerra sono più che civili, insomma, comunque, ecco, ci mettono in rapporto con la storia, con la S maiuscola, non solo intesa come storia generale, generica, no? Ma con la storia che accade, con i fatti, lo diceva prima lui, con i fatti di tutti i giorni, con quei fatti che ci colpiscono, che in qualche modo entrano nella nostra vita e dai quali non ci possiamo completamente astrarre. Allora, qui si apre per la poesia un dibattito in qualche modo, no? In che modo affrontare questo tema? Se farlo in termini, tra virgolette, uso questo termine, didascalici, in qualche modo, oppure in termini appunto poetici, con quali armi, diceva lui, con quali versi, con quale aggancio, con quale linguaggio, perché poi il problema della poesia non è solo e tanto il tema, quanto riuscire a dirlo con il linguaggio giusto, perché la poesia è prima di tutto organizzazione del linguaggio, giusto? Almeno. E Gabriella Fantasma nel suo libro La Seconda Voce, che già il titolo è un'organizzazione del linguaggio, in qualche modo poi spiegherai, almeno questa è la mia idea, l'ho scritto anche, ecco, tu come la vedi questo aspetto qua dell'impegno, della poesia come impegno civile? C'è, non c'è, ha un senso, non ha un senso, come ce lo raccontiamo? Beh, parlare di impegno civile per la poesia molti poeti dà fastidio, è una cosa che sembra ridurre il valore della poesia
in realtà il civis è il cittadino, no? Tutti noi siamo cittadini del mondo, è vero, poi cittadini anche del nostro paese e poi cittadini di una comunità alla quale apparteniamo. Quindi dire che la poesia si pone l'incarico di parlare all'umano in quanto parte di una comunità e quindi poesia civile non mi pare affatto riduttivo, non mi pare affatto che sia come dire qualcosa che toglie, ma aggiunge, sottolinea un valore. Certo, magari non sarebbe piaciuto a certo ermetismo o certa poesia lirica che appunto mette al centro solo l'io e il sentire dell'io. Però insomma tra io e gli altri si tratta di trovare anche un ponte, no? Perché ognuno di noi è un io ma in relazione anche agli altri, in relazione appunto agli affetti, alle cose importanti fatte o alle cose subite, a ciò che nella tua vita ti ha segnato e che magari ha segnato anche gli altri. L'importante è non dimenticare, ecco, in quest'epoca credo che sia gravissimo il fatto che si stiano riproponendo anche una serie di fatti, perché la memoria è corta delle persone, la memoria è corta e si sottovaluta l'importanza della storia, che invece è vero, dovrebbe essere magistra vita, no? Della vita dovrebbe insegnarci, ma poi si studia a scuola, la mettiamo nei libri, in realtà dovrebbe restare segnato sulla pelle, nella memoria del nostro corpo. Ecco quindi che la seconda voce, perché appunto poi ognuno può interpretare il titolo come meglio crede, ma la seconda voce prende spunto dal poemetto finale del libro, che è dedicato, ma in realtà è un apocrifo, usando e rubando la parola di Marco, un termine che usa spesso Marco Ercolani, che è un poeta di Genova. Apocrifo sono i Vangeli apocrifi, no? Quelli segreti, quelli tenuti nascosti, quelli che rivelano delle verità che magari la Chiesa non tanto ama. Allora l'apocrifo si intende quel testo che va a scoprire o svelare degli aspetti non detti o dichiarati anche alla cronaca o appunto alla Chiesa, nel caso dei Vangeli. E qui io immagino di essere in medesimo in Marina Zetaiva, perché proprio lei, intanto è una poetessa russa, che ho conosciuto grazie a Maria Pia Quintavalla di Milano, che aveva fatto tutto un corso sulla poesia di Marina Zetaeva, poi mi sono appassionata e Marina Zetaeva ha scritto non solo poesie ma anche saggi, ha scritto racconti, ha scritto fiabe, quindi una donna a tutto tondo, poemetti, poeti, insomma una grande autrice. La cosa che mi ha profondamente colpito è che è vissuto in un momento storico terribile, cioè a cavallo tra la rivoluzione russa, il dilagare del nazismo e poi lo stalinismo in Russia, e quindi in un momento storico segnato da fatti molto gravi, e lei è rimasta vittima, lei, la sua famiglia, il marito, insomma, di questa situazione prima della rivoluzione del 17, perché il marito stava con i bianchi, quindi in realtà poi lei è dovuta scappare, il marito è stato imprigionato, è andata in Francia, ma neanche lì trovava la sua terra, perché poi l'altro elemento forte della mia poesia è il legame con la comunità ma anche con i luoghi, la terra dove abitiamo, dove siamo, la città, la pianura, il luogo dove abitiamo. E quindi in realtà poi torna in Russia sperando di ritrovare la sua Russia, e invece ci torna quando c'è Stalin ed è ancora peggio di quando l'aveva lasciata. Quindi qui vivrà in maniera terribile la situazione, molto isolata, insomma la vicenda si conclude con una vicenda drammatica, si suicida a casa, una notte si suicida nel 1940, in povertà e dimenticata, una che era stata osannata. Ecco, la vita di Marina Zetaeva mi è sembrata emblematica intanto di quanto la storia poi non riesce a riconoscere i poeti e di quanto la poesia nei momenti dei regimi di destra e di sinistra dia fastidio intellettuale. Mi ha citato la rivoluzione russa, gli intellettuali, i poeti hanno avuto prima un ruolo fondamentale. Majakovskij è stato fondamentale, lui. Ecco, lei stessa. Poi invece... E poi comunque o ti adeguavi, no? alle ideologie del sistema, oppure che lui è andata... la fuga. Insomma, in questa poesia, che è un lungo poemetto, quindi non posso assolutamente leggerlo tutto, io parlo e quindi l'io del poeta si è, come dire, spogliato della sua persona, cioè di me stessa, cercando di immaginarmi di essere Marina Zetaeva. E questa sezione si intitola La seconda voce, perché lei suicidandosi alla fine dice: lascio qualcosa che andrà oltre me, ed è la sua poesia. La sua poesia va oltre ciò che lei ha vissuto, ciò che è stata la sua tragedia. In questo poemetto immagino la sua ultima notte, e lei prima di decidere un gesto così drammatico parla con delle ombre che sono in giro per la casa, la sua stessa coscienza, le ombre della storia, le sue stesse paure. Leggo un pezzettino piccolo perché poi mette lungo. Allora, Marina Zetaeva, l'ultima notte.
Il libro è costruito anche prendendo degli aspetti della cronaca, non solo di questa, ma in tante poesie, e riassumendo il tipo così. Tornata a Mosca nel 1937, Marina visse in uno stato di estrema povertà e isolamento. Il 31 agosto del 1941 si tolse la vita nell'Izba, affittato da due pensionati. Questa è la sua ultima notte. Parlano le ombre. La difesa si è fatta barriera. Hai la porta chiusa e nella casa i muri crescono dentro. Un angolo esatto ti copre le spalle da tutti gli sguardi. La casa senza finestra, il buio dentro il giorno, nella persiana chiusa avevi deciso di restare. Marina. Consumo le mani per afferrare i giorni come una volta sapevo l'estate. Un sorriso e la promessa. Si fanno gonfi i piedi immobili nell'attesa. Il muro è bianco, sempre più bianco. Di quanto avrei pensato 10 anni fa. Sottilissima la terra che amavo si è ristretta. Non so più camminare. La stanza è uno spazio assediato. Le facce sotto lo specchio sono lo specchio concavo di me. La voce mi sale dentro i polsi, parla della tempesta, un oceano, un'inondazione. E chiudo sempre con lei, che poi arriva il suicidio, quindi parlano ancora le ombre, si alternano queste due voci, lei esita e alla fine sono uscita dal buio dentro il petto, dentro il respiro, so la memoria dei muri e l'eco, l'inutilità di ogni domanda, la distanza tra le due rive. È sottile come solo la vita, senza protezione. Non avanzo pretese, non posso. La barriera, c'era la barriera fino a questo momento, adesso non serve più, non è difficile adesso. La luce domani dirà a tutti il mio gesto giovane, la dedizione di chi è più forte del tempo. Domani chi non capisce parla con la voce del notiziario. Domani chi non capisce, io sarò passo gigante, voce dentro il nero, un'eco bianca per te domani. Grazie. Lei ha risposto alla mia domanda spostando un po' più in là, no? Il confine della risposta in qualche modo, no? E invece questa domanda io la giro anche a Filippo, no? La domanda era il tema dell'impegno, del presente, no? Marina è una testimonianza del importante per il presente, no? Che come ha letto molto bene Gabriela, a un certo punto ci sono le due voci, certo, quindi esatto, questa discrasia, no? tra le due dimensioni del presente e in qualche modo del futuro. Però lei rimane in qualche modo ancorata al tema del, che viene, c'è un verso molto bello che dice esisto e rinasco dentro la voce, no? Questo è molto interessante. Però voglio dire, il poeta è anche uno che magari si impegna tra virgolette oggi, adesso, di fronte ai problemi del presente, no? Tu come la vedi con la tua coscienza del tempo? Dunque, io la vedo così, insomma, il problema fondamentale è il rapporto con le cose, con la realtà, con le cose reali. La poesia può richiedere e può desiderare, può volere, può implicare i più alti livelli di elaborazione concettuale e formale, per cui voglio dire il linguaggio non deve essere necessariamente realistico, ecco, il linguaggio della poesia non deve necessariamente essere realistico, la cosa importante è che si parli però sempre, che il contenuto sia sempre collegato a situazioni, condizioni, cose reali, materiali, cioè perché intendiamoci, insomma, la realtà è un punto fondamentale per me, la realtà è un prodotto delle idee degli uomini,
La realtà non è null'altro che un prodotto delle idee degli uomini. Il mondo in cui noi viviamo, la società in cui noi viviamo, la dimensione esistenziale in cui noi ci muoviamo è una serie di costruzioni fatta attraverso il tempo dalle idee degli uomini. Cambiando le idee degli uomini cambia la realtà, cambia la dimensione esistenziale, cambia la storia. La poesia ha il compito importantissimo, ma tutta l'arte in generale, ma penso la poesia in particolare, di approfondire quindi la coscienza di questo e fare esperienza, direi addirittura, quindi dalla coscienza arrivare a costruire diverse esperienze del tempo, diverse esperienze del reale che ci circonda. Ho risposto? Sì. non a caso, no? Perché la dialettica attraverso cui si snoda la storia, la realtà, è fondamentalmente binaria, no? Ci sono tutta una serie di affermazioni che vengono affrontate dalle loro negazioni. E da questo scontro tra affermazione e negazione si sviluppa il movimento della storia, il movimento della storia. E quando la storia non si muove più, è una tragedia, insomma, è veramente una tragedia, perché allora resta l'opaco inerte, insomma, no? Di quello che è Sartre, l'opaco, il traslucido inerte, ciò che appunto per definizione non si muove. Due le strade, le parole, due, come due i volti che rimandano allo specchio. Ritornare è sempre desiderare di più. Desiderare una vita vera e forte, una risposta, un graffio al destino della morte. Una canzone che appare e scompare, non sa se c'è, come questa tendina d'albergo, ora mi batte sulla spalla, dice guarda lassù, guardalo il castello nella notte, ritma anche tu le luci in cima alla collina, provale nel loro impossibile desiderio d'amare. Desiderio di vessare è come girarsi e precipitare nel vuoto, è come imparare nel sangue il moto eterno dell'insignificanza. Grazie. Io credo, ci sono i musicisti, ci sono i pittori, ci sono i poeti, tutti. Ci sono le persone che non fanno nulla, cioè, poi ci sono le persone normali, diciamo. Tutti ci arrabattiamo, cerchiamo di capire qualche cosa. Io credo che ad alto livello i grandi poeti, i grandi scienziati, i grandi artisti cerchino sempre le stesse domande, le stesse risposte, dicono le stesse cose. Io credo in una cosa molto semplice, che l'arte sia una forma di razionalità, sia la forma più alta di razionalità che ha l'uomo. Non credo nell'irrazionalità della poesia, non credo in Platone, per intenderci. Credo che quando un poeta si mette, o un pittore, insomma, un musicista, si mette a creare qualcosa, non sia tanto ossessionato dal problema della comunicazione, ma sia ossessionato dal fare bene, quella che Pound, mi dispiace citarlo, però, chiamava la curva esatta del significato, cioè quella cosa che io sto facendo deve riflettere esattamente quello che io credo, deve essere me. Lo distacco, lo produco. E questo vuol dire lavorare in maniera razionale, cioè la cattedrale se è costruita male crolla, la struttura tiene in piedi tutto, per cui il poeta deve avere una technique, che non vuol dire semplicemente, non vuol dire per nulla costruire endecasillabi, no, perfetti, perché spesso sono mortissimi gli endecasillabi perfetti, ne leggo tantissimi. Come proposte di pubblicazione, che altro,
bellissimi, totalmente morti, e questo non serve, è una valutazione, no? Quindi mentre riflettiamo su noi, sulla vita, dobbiamo sempre riflettere alla forma d'arte, alla forma di espressione che abbiamo scelto. Ecco perché nel poemetto, lo so che non ti ho risposto, nel poemetto c'è una riflessione di poetica, ce ne sono tante, ma leggo se ho il tempo due pezzettini brevi. Questo è un po' una lettera di intenti, dalla seconda sezione. Vedere e immaginare, aggiungere la propria ombra all'ombra degli eventi, per evocare forme nitide dall'indistinto, a ribadire contorni, compensare la luce di sbieco, perché sia netta l'immagine, lo sguardo si faccia visione e nessuno fraintenda ciò che è stato. Nulla possiede corpo di realtà se non trascritto nella luce, se pronunciato con fermezza non risplenda sola. Noi non possiamo andare al fondo delle cose, né immergere la mano sotto la superficie. Cogliamo barbagli in controluce, un mormorio oltre il muro e forme emerse dai fondali un attimo, perché la mente accolga quanto può, lo faccia proprio per poterlo dire. E poi qui parte un momento di memoria, di ricordo, di un luogo, di un evento, di un tempo. Qualcosa di concreto che vorrei razionare proprio tramite la ricerca del tuo. Prendiamo quello che ha detto Maura, per dialogare, no? Come no? Io insegno, anche Mauro e Filippo ha tenuto lezioni anche all'università della terza età, tiene lezioni, ha fatto giornale, quindi comunque abbiamo a che fare con un compito, cioè ci aspetta, ecco, tu hai insegnato, insomma. Nel momento in cui uno fa l'insegnante a qualsiasi livello, che sono le elementari o altre scuole, il compito del poeta, secondo me, immerso nel suo lavoro, è di chiedere grande attenzione, lo faccio sempre ai miei studenti, alle parole. Noi, diceva Mauro, la parola esatta, la parola che dica esattamente, la parola che riesca a dire anche soltanto una precisa descrizione, guardate che è difficilissimo. Dal descrivere si passa poi a cercare di narrare per poi forse riuscire a scrivere poesia e insegnare anche un'educazione alla parola, alla pulizia, alla precisione del termine. È un impegno sociale, civile, in un'epoca in cui le parole sono buttate, le parole sono diventate, come dire, merce da catto, dove le parole vengono sprecate, dove i simboli e i valori sono calpestati, ritornare alle parole, obbligare i miei studenti a imparare sono i foscolo a memoria, si ribellano, si arrabbiano e poi alla fine dico vedrai che ti resterà per tutta la vita in mente questo e magari lo ritroverai in momenti meno aspettati, meno previsti che ti parleranno proprio queste parole. Quindi forse è questo l'impegno, non è l'impegno di fondo al partito politico, no? Oppure vado a manifestare nella strada, ma l'impegno è già alla pulizia della parola, che è una pulizia poi etica, civile. Quale parole usiamo, quale significato diamo alle parole e quindi anche ai valori che trasmettiamo attraverso le parole. E ai ragazzi serve molto, perché le parole sono ridottissime anche a causa dell'uso dei cellulari e quindi la parola precisa, la costruzione di parole precise ma anche la singola parola precisa, ecco, forse questo è l'impegno che mi sento di dire, che ha il poeta nella storia sua piccola di tutti i giorni ma anche nella storia con la maiuscola in prospettiva, insomma. Tirar fuori dalla selva del tempo una parola certa e precisa che ci rassomigli una volta per tutte per dare un senso al silenzioso scrutarsi delle cose. E questa l'incrollabile speranza che porta al fine di ogni arte. Effettivamente ci si ritrova. Questo era dalla selva. Ecco, però la questione che ponevo è anche quella della, come dire, tutto quello che abbiamo detto è condivisibile e giustissimo. Però esiste anche un altro aspetto che lei ha introdotto con questa questione della parola, che potrebbe anche non essere immediatamente compreso. Lei lo diceva, gli studenti si arrabbiano se devono, no, imparare a memoria, essere pistini sulle parole, ma una parola vale l'altra, ci siamo capiti con quel senso, no? Il senso è nelle parole, non è fuori dalle parole, quindi ovviamente è vero. E però questa è già un'operazione di sviluppo, chiamiamola così, di educazione, si accennava prima, della cosiddetta coscienza critica, secondo me.
dove per coscienza critica si deve intendere anche la capacità, certo, di leggere gli eventi, le parole, eccetera, eccetera, ma essere appunto capaci di guardare le cose da un altro punto di vista, che non è detto che sia quello, tra virgolette, dominante, che è anche quello magari della denuncia, che è anche magari quello della presa di coscienza, che è anche quello magari di utilizzare in qualche modo, sì, è brutto dirlo, la poesia come anche strumento che in qualche modo possa risvegliare appunto la capacità di guardare alle cose da un altro punto di vista, no? Quindi con appunto coscienza critica, con lucidità, quindi ponendo in qualche modo la poesia su un altro piano, che non è quello per forza nel quale tante volte rischia di essere relegata, cioè di essere appunto uno sfogo intimo, intimistico, soggettivistico, eccetera, ma di essere appunto chiave di interpretazione della realtà, lui diceva prima, intesa come fatti che accadono, proprio nel senso stretto del termine, quindi come poesia che come denuncia. Abbiamo citato prima Fortini, abbiamo citato Pasolini, potremmo citarne altri. Certo, gli strumenti che usa il poeta sono diversi, ognuno di noi li usa a suo modo, però diventa anche importante che la poesia apra, no? Un faro, accenda un faro, apra una porta su degli eventi che altrimenti rimarrebbero solo nel notiziario o letti solo attraverso la lente del notiziario. Rifarei il giro ripartendo stavolta da Mauro, perché anche in Vedere al buio, l'altro libro, ci sono delle cose preparate. Adesso vedi, devi stare attento perché ti chiamo. Ci sono delle poesie sull'attualità. E lì bisogna trovare la misura, il passo, perché se, aspetta, perché non l'avevo preparato. Sempre attenti. Mentre nel poemetto ci sono dei pezzi che sono, perdonate, foscoliani, cioè il bel verso, sono data la ricerca di una fornitura del verso, ma se devi fare l'invettiva, il verso cambia totalmente. È un problema proprio di trovare il quadro, poi magari i pezzi verranno fuori, li leggerò accostandoli, ma per esempio mi sono posto, questa si intitola Migranti e non c'è bisogno di troppi commenti, però lo stile l'ho pescato da un poeta contemporaneo inglese, Michael Hutz, che ha tradotto Mother of Battles, è un poemetto, è uscito nel 95. Madre delle battaglie, ok, è quella che conosciamo da Bush, ma madre della battaglia è anche una definizione delle idee assire e sumere, con addentellati infiniti alle religioni. E lui usava uno stile particolare, io ho cercato di adattarlo all'italiano e si capiva subito com'è. Migranti. Madre dei campi di grano, dei campi di battaglia, delle battaglie perse e dei dispersi nelle battaglie vinte. Madre del fuoco che cauterizza, devasta campagne, ma ferma invasioni. Delle parole che uccidono e mai portano in salvo. Madre delle rovine, delle foglie che fermentano i futuri, che rimergono nei secoli, cercando, tonando cenere, polvere, concime. A te pensano gli eserciti in rotta, che tornano a nessuna casa, chi fonde e confonde, chi ha perduto il cuore, le parole, il proprio utile coltello. Madre del silenzio che cala tra vinti e vincitori, delle urla torturate nel silenzio di chi implora morte. Madre che solo esisti nella rabbia traboccante o nel poco amore mai immaginato, dacci un perimetro sicuro dei sassi, dacci strette di mano, dacci sorsi d'acqua. Certo, l'attualità come la prendiamo, cioè come ce la gestiamo se siamo in grado. Ma rifacendomi a quanto ho detto precedentemente, l'attualità è la presentificazione della realtà, cioè è quella parte di realtà che si sviluppa nel presente, che è impensabile senza tener conto del passato e del futuro, perché poi l'attualità è un
un sintomo, un segno della storia. La storia è l'unione del passato, del presente e del futuro che già germina nel presente ed è germinato nel passato. Ma comunque, per esempio, la poesie che hanno una stretta relazione con l'attualità possono essere quelle che vi leggo ora, che vi leggo ora. Forse rinasce. Qui forse rinasce la storia. Tu vedi ora come scava sotterraneo la condizione della propria morte, il potere del denaro. È la disuguaglianza più feroce, forza incessante del dividere, e questa tranquilla mattanza delle classi e delle nazioni, questo schiacciare i poveri del mondo e della stessa propria casa a illuminare pietra su pietra la condizione della fine. Le porte dell'Europa. Cielo e terra sostengono lo sguardo e la battaglia che continua delle classi, mentre bussano alle porte dell'Europa le nuove migrazioni. Ecco che cominciano, ecco si alzano in piedi, riprendono il controllo della storia, i popoli, mentre lenta di nuovo prepara il volo, presentendo una ventilata sera conclusa, la linea rossa e azzurra che ama l'orizzonte, lo bacia, si fonde, trova la forza di pensarti immersa dopo anni, immersa ancora nella passione, nel destino. Che leggiamo sui giornali, sentiamo alla televisione, in internet, dove volete. Il problema è appunto che poi slittano via e si dimenticano. Hanno fatto tanto notizia, no? I fatti delle donne uccise, di quelli che poi è diventato con questo termine il femminicidio, no? Così diffuso nelle case anche, no? Genitori, il genitore, il padre, piuttosto che il fratello, piuttosto che l'amante, il marito, uccidono le donne. E in questo caso, nella sezione vite rubate proprio in questo senso, no? Strappate via con violenza, vorrei leggervi una poesia che racconta non di un'uccisione, ma peggio, di un'umiliazione tale per cui la ragazza poi qui si suicida. E è una cosa che mi ha colpito molto perché riguarda dei ragazzi del liceo, quindi dove insegno poi anch'io. Questa ragazza, io chiamata Martina, non si chiama Martina nella storia, questo fatto è accaduto a Rimini nel 2016, ho riportato apposta la cronaca per dire che era vero, è accaduto veramente. E allora la ragazza è in una festa, no, tra i compagni di classe, insomma c'è la festa, si ubriacano, comunque bevono in maniera eccessiva e ad un certo punto la invitano a fare delle cose eccessive dal punto di vista sessuale, erotico, ma nel frattempo la invitano a fare questo anche le sue amiche, non solo i maschi, cioè tutto il branco misto, e la riprendono con il cellulare e poi mettono su YouTube le scene. Per cui la ragazza poi viene vista da tutti, YouTube ovviamente è aperto a tutti, quindi i ragazzi poi ci vanno tantissimo e questa ragazza quindi viene poi additata da tutti appunto come una poco di buono, insomma, no? E l'hanno fatto non i maschi, le ragazze, quelle che lei considerava le sue amiche. Questa ragazza dopo essere caduta in depressione mesi dopo si è poi suicidata. Quindi una violenza che al momento era eseguita al maschile, però ha messo in gioco anche le ragazze, dentro a questa dimensione del pur di far vedere qualcosa che funzioni, che ottenga like, che piaccia su YouTube ed è spaventoso, questa è la morte appunto delle anime, e quindi mi sono sentita di dedicare questa poesia a una ragazza di nome Martina, non era questo il suo nome, una ragazza